tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. È iniziato il fermo pesca, imbarcazioni in porto fino al 26 settembre. Il pesce fresco, vi diremo cosa cambia sulle nostre tavole. I lavori di asfaltatura piacciono ai fanesi, ma i più pignoli trovano alcuni difetti. In alcuni punti, infatti, l'asfalto non sarebbe regolare. Noi vi spieghiamo il perché. Sopralluogo della Commissione per la sicurezza allo stadio Mancini di Fano in vista del nuovo campionato di calcio in Lega Pro, nel quale è stato riammessa l'Alma Juventus Fano. Domani sarà il giorno dell'investitura di Don Luigi Ciotti, sindaco del paese dei Balocchi. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi, cari telespettatori di Fano TV, dalla redazione di Occhio alla Notizia, l'informazione sul canale 17 tutte le sere alle 20.30 in prima edizione. E allora, cominciamo dal sopralluogo che è stato effettuato dalla Commissione per la Sicurezza in vista del nuovo campionato nel quale giocherà l'Alma Juventus Fano, campionato professionistico. Stadio Mancini di Fano, ore 10 di stamattina. Un gruppo di persone si aggira, carte alla mano, confabulando per spalti, tribune, spogliatoi e uscite di sicurezza. Chi sono e perché sono lì? Il gruppo è composto da varie figure. ASUR, tecnici del comune, il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici, comandante provinciale dei vigili del fuoco, Digos, questura di Fano, vicequestore di Pesaro, e a guidarli il viceprefetto, il dottor Sante Capponi. Che cosa stanno facendo? È presto detto, il folto gruppo di persone altro non è che il Comitato per la Sicurezza Pubblica che sta valutando le misure di sicurezza richieste ed adottate dal Comune di Fano per lo stadio che ospiterà il campionato di Lega Pro dell'Alma Juventus fra pochissimi giorni. Gli adeguamenti richiesti in gran parte riguardano l'impianto di videosorveglianza con telecamere sia audio che video ad alta definizione, allargamento dell'uscita ospiti per far defluire le tifoserie e non farle venire in contatto e la numerazione dei posti in ogni settore. A giudicare dalle parole del primo cittadino al termine di questo sopralluogo, ci sarà presto un responso positivo per il Mancini e con qualche piccolo ritocco finale si può dire che ci siamo. Stiamo verificando tutti gli interventi che abbiamo posto in essere per adeguarci a quelle che sono le normative di sicurezza per il campionato professionisti. Sta andando abbastanza bene, adesso alcuni altri accorgimenti, ma cose minime. Quindi tutti gli interventi che abbiamo fatto sono stati risolutivi e voglio anche sottolineare insomma anche la celerità con cui siamo riusciti a fare tutti questi interventi, perché non dimentichiamo che la notizia è stata inizio estate, quindi considerando anche il periodo estivo siamo riusciti a fare tutti questi interventi, per cui c'è soddisfazione. Adesso aspettiamo anche l'inizio del campionato, che sono le cose che contano sotto l'aspetto sportivo. Ecco, a quando si saprà il parere insomma, definitivo del comitato? Ma già oggi insomma, è quasi definitivo, sono, ripeto, alcuni piccoli accorgimenti, dobbiamo fare una verifica, siccome alcune partite saranno anche in notturna, la visibilità con le telecamere in notturna, se c'è necessità di potenziare un po' la luce, però per il resto insomma tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, quindi siamo abbastanza sereni. Le imbarcazioni per la pesca si fermano mentre vanno avanti di anno in anno le polemiche sul fermo biologico per consentire ai pesci di riprodursi. Da oggi parte il fermo biologico lungo tutto il mare Adriatico, da Trieste ad Otranto. Per 3 settimane reti a secco. Il blocco della pesca viene effettuato con l'intento di permettere il ripopolamento dei mari dopo lo sfruttamento delle riserve ittiche. Questa metodica, che venne inaugurata alla bellezza di 30 anni fa, mostra però tutta la sua criticità ogni volta che viene applicata.
I suoi detrattori gli imputano il fatto che solo alcune specie ittiche riproducono in questo periodo, mentre la maggior parte si verifica in altri periodi dell'anno. Il fermo biologico in Adriatico in realtà era già partito lo scorso 25 luglio. A fermarsi per 43 giorni consecutivi le imbarcazioni tra Trieste e Rimini. E anche questa spaccatura in due del nostro mare divide i pareri, soprattutto qui da noi a Fano, mare di confine, dove mentre i confinanti romagnoli a settembre riprenderanno a lavorare, i nostrani incroceranno ancora i remi sulla banchina. Ma stamattina c'era poca roba, solo c'erano 8-9 barche della piccola pesca che fanno la pesca da posta con reti da imbrocco, oppure alcuni c'è ancora tipo gugulli che prendono qualche seppia e 80-90 casse di roba, una media di 400 kg di prodotto. Consideriamo che adesso per 3 settimane tutto l'Adriatico è fermo praticamente, perché Rimini, da Rimini a Trieste hanno fermato già dal 25 di luglio, da noi dal 14 di agosto hanno fermato anche da Pesaro fino a Bari, per cui adesso l'Adriatico è completamente fermo, la pesca a strascico e volante. Ecco, l'umore dei produttori com'è? Insomma, sembra che questa cosa non la riescano a digerire proprio a pieno. Ma da noi c'è sempre stato questo problema, che noi siamo un compartimento di confine, Pesaro, perché il problema è che Rimini, fermando 3 settimane prima, poi ritorna in mare praticamente il 6 di settembre, 3 settimane prima di noi, per cui quanto la produzione lì è maggiore, precisamente triglie, pannocchie, e i nostri lì rosicano un po' perché vedono questi che prendono il prodotto e sicuramente fanno un bel ricavato in quelle 3 settimane. Il fermo biologico riguarda oltre 2000 imbarcazioni che praticano la pesca a strascico in tutto l'Adriatico, 220 nelle Marche. Ma questo non significa assenza di pesce fresco sui banchi. Pesce azzurro e mitili e il pescato di giornata arriverà sulle tavole comunque dei consumatori. A noi tanto il fermo biologico ci serve, ovviamente tieni conto che ormai il pesce fresco c'è anche attraverso la piccola pesca, ovviamente ce n'è di meno ma c'è comunque, e il pesce azzurro c'è, le vongole ci sono, perché poi riguarda solo le grandi imbarcazioni, quindi pesce fresco volendo ancora ce n'è tanto. Il fermo biologico comunque serve, perché 40-45 giorni di riposo per il mare comunque continua a garantire poi il prodotto per tutto l'anno. Qui per comprare del pesce, immagino. Certamente sì, perché l'ho già preso. Ah, ecco. Perché l'hanno pulito. Cosa ha preso? Ho preso le sogliole, la cosa che c'è qui da noi. Ho preso le vongole. Vongole? Sì, da fare con spaghetti e sugo. Ma lei è di qui? No. In vacanza? Sono in vacanza e sono di Borgaro. Non lo prendo tanto spesso, ma oggi voglio provare un nuovo sugo, per cui mi sono fatto spiegare dalla signora come potermelo cucinare al meglio, in maniera tale che poi mi riempia lo stomaco. Oggi cosa ha preso? Le sardone. Come li fa? Arrosto. Arrosto? Sì, sardoni arrosto. La morte loro? La morte di loro, sì. Prendiamo pesce fresco, tipo sardoncini e queste cose qui. Adesso avevo fretta e quindi ho preso quelli già fatti. Com'è andata come primo giorno di fermo pesca? Benissimo, si può vedere che abbiamo quasi finito tutto il pesce, diciamo che qualcosa è aumentato, però vabbè, diciamo non è esagerata, da noi il costo del pesce non è mai esagerato. Il cambiamento è nel pesce azzurro, nei sardoncini che costano ancora molto, 10 euro il chilo non costano mai, però pian piano dopo quello ritorna il prezzo, piano piano ritorna. Il pesce c'è, non c'è diciamo come quando c'è da noi aperto l'Adriatico, però si trova un po' di tutto. Il pesce c'è perché dal 3 settembre da Cattolica in Suri vanno in mare, hanno fermato 3 settimane prima, c'è un intervallo di 2 o 3 settimane che non c'è pesce nostrano, che poi le sogliole, le nocche delle retine si trovano. Il fermo pesca non dovrebbe darle più fastidio di tanto. Oddio, o mangi le sogliole, anche perché hai visto i sardoncini cosa costano, 9 euro al chilo, insomma mi sembra un po' esagerato, però io non condivido questo fermo pesca così lungo nel mese di agosto, e quindi cioè nel pieno dell'attività turistica quell'altro pesce non è uguale al nostro. Ma noi siamo del posto e quindi ci adattiamo. E quindi comunque il fermo pesca a voi non vi preoccupa più di tanto? No, tanto si prende poi quello che c'è, non è che si va a cercare la roba fuori dal normale.
la piccola pesca c'è, quindi insomma il pesce locale è assicurato. Scadaferma sì, ci sono le sogliole, ci sono le mazzoline, poi ci sono le vongole fresche, le cozze fresche, per cui le si trova parecchie cose. Sul fronte dei prezzi c'è qualche variazione? Un pochino più alti, sì, un pochino più alti. Ma è, secondo noi è un po' i primi giorni, poi piano piano va anche un po' diminuendo. I prezzi come erano stamattina? Sono un po' altini, sì. Dopo magari si staziona. Sì, dopo se la prende un po' di meno. I prezzi, guardi, di solito fa la spesa mia moglie, io non sono molto ferrato, onesto. Io prendo e pago, e non mi interessa. L'importante è averne il piatto sì, un po' esatto, prodotto. Sì, il prezzo, bene o male, non lo guardo, ecco. I lavori di asfaltatura in molti ringraziano, e qualcuno però li critica e lo fanno perché in alcuni punti il manto stradale non sarebbe regolare, ma un po' ondulato. Vediamo. Le asfaltature della Statale 16 con il nuovo manto stradale, lo slurry seal, è ormai da alcuni giorni al vaglio degli utenti della strada che ne percorrono il tratto interessato, da Ponte Metauro fino alla rotonda di Centinarola. Diversi cittadini ci hanno segnalato che in alcuni punti già asfaltati, in particolare nella zona antistante alla stazione ferroviaria e in viale Gramsci, il manto stradale non è proprio del tutto liscio. Anzi, avvalamenti e piccoli dossi, soprattutto a chi li percorre in scooter o in bicicletta, portano qualche disagio, soprattutto sulla sicurezza. Come mai un manto stradale nuovo di zecca dà queste sensazioni a chi lo percorre? È questa la sensazione che si deve avere? O c'è qualcosa ancora che deve essere fatto? Lo abbiamo chiesto ai tecnici del comune e al professor Andrea Grilli dell'Università di San Marino, che sta seguendo tutto il progetto. Come mai, perché ha questa caratteristica? Sì, questo è possibile soprattutto nelle prime settimane dopo l'intervento. La scelta è stata quella di non utilizzare il classico tappetino di usura, ma utilizzare una nuova tecnica che si chiama slurry seal. Questo materiale è una malta sigillante con spessore non sopra il mezzo centimetro e per questo nei primi tempi può risultare che si avvertano delle irregolarità dovute allo strato esistente. E qui potete vedere un esempio di quello che era una vecchia pavimentazione nella viabilità di Fano. Qui si distinguono anche gli strati delle vecchie manutenzioni, usura su usura su usura. In questi casi l'intervento è stato quello di utilizzare una pezzatura più grossa, matrice basaltica, qua lo vediamo per il primo strato che è l'usura, ma anche lo strato di rinforzo chiamato binder, con pezzatura molto grande e utilizzando appunto delle ricette apposite e dei mezzi idonei si è raggiunto un materiale molto più resistente. Questo lo possiamo dedurre sin da subito in quanto non è percettibile la porosità, mentre in questi casi la porosità è molto evidente e quindi questo genera una carenza di resistenza, questo genera l'innesco delle buche perché l'acqua si insinua, penetra all'interno di questa pavimentazione e genera lo spogliamento e quindi via via lo sgranamento del materiale. Comunque questa sensazione di rugosità di sobbalzo si andrà attenuando nel tempo, questo è... Sostanzialmente sì, sostanzialmente con la macchina io direi che non sarà più avvertibile. Con le bici, con il motorino, ci sarà la pista ciclabile, quindi qui avremo un tappeto tradizionale solo che sarà colorato rosso, ma comunque sì, anche qui sarà garantita la sicurezza perché utilizziamo degli aggregati con resistenze superiori a quelle alle quali eravamo abituati, molto lisci, calcaree e molto lisci. Servizio interessante. E adesso invece parliamo e andiamo in mare, perché questa mattina a Gabice gli uomini della Guardia Costiera e dell'Associazione Nemo Salvataggio hanno liberato la tartaruga Olga, un esemplare di caretta caretta rimasto intrappolato nelle reti di un pescatore e poi affidato alle cure della Fondazione Cetacea di Riccione, che dopo averla riabilitata e tenuta in cura per un mese, ha scelto il mare antistante la costa di Gabice per effettuarne il rilascio, avvenuto con l'ausilio del battello pneumatico in dotazione alla Guardia Costiera locale, a circa 3 miglia dalla costa.
Quella del 2016 è stata un'edizione record per In Gir per Fan, che si è conclusa con una affluenza di pubblico di oltre 2000 partecipanti. Un modo davvero singolare di degustare un territorio non solo in termini enogastronomici ma anche museale e culturale. È In Gir per Fan che anche per l'edizione 2016 ha registrato un record, un crescendo rossiniano potremmo dire, di affluenza e di gradevolezza di pubblico che ogni anno si presenta puntualmente al via. Penso che a quest'ora della sera, della notte, potete essere contenti. Sì, assolutamente sì. Primo, per il sold out che è stato registrato in questa manifestazione. Secondo, per aver coniugato degli aspetti veramente importanti della nostra città, quindi enogastronomia con il legame forte col territorio, cultura. Siamo in una delle zone simbolo della città di Fano, per chi è il teatro e per chi è dedicato alla fortuna. Quindi due motivazioni molto importanti. È una città viva con un concerto che sta vivendo, che è quasi al termine, e con tanta gente che si diverte. Questo è un po' l'obiettivo della nostra Proloquio e direi che è pienamente raggiunto. La formula è ormai consolidata. Nella passeggiata degustativa ha dalla sua la forza di una città come Fano, che ha tanto da offrire in termini come spunti culturali in una serata, ed un territorio circostante che gli permette di imbandire una tavola con i gioielli di famiglia in bella mostra. Pesce azzurro, tartufo, polenta, paste artigianali, insomma eccellenze in ambito enologico che ben figurano anche a livello mondiale. E poi il grande cuore dei volontari, che sono il motore senza il quale questa macchina organizzativa targata Proloquio non farebbe neanche un metro. La Proloquio di Fano insomma, mi ha colpito, mi ha meravigliato, insomma, tanta gente, una città così piena, così viva, piena in ogni angolo. Io ho girato tutta la città questa sera, veramente tanta gente, ma tanta gente col sorriso, quindi tanta gente soddisfatta, e credo che sia un bel brand che la Proloquio di Fano abbia messo in campo assieme anche a delle Proloquio dell'entroterra, del territorio. Quindi c'è la volontà di coinvolgere tutto l'entroterra per portare i prodotti del nostro territorio, a farli conoscere ai turisti che arrivano, che si fermano sulla costa, per far conoscere la nostra cultura enogastronomica e anche la nostra cultura del territorio provinciale. E domani prende il via la 13ª edizione del Paese dei Balocchi. In Piazza Bambini del Mondo, a Bellocchi di Fano, ci saranno giochi e personaggi delle fiabe che aspettano tutti i più piccoli insieme ai loro genitori. Il clou della manifestazione è previsto alle ore 21, quando salirà sul palco Don Luigi Ciotti e riceverà la fascia di sindaco. L'incontro con il fondatore di Libera sarà incentrato sul tema «La libertà che trasforma il male in progetti di vita». Domani alla BCC Arena di Fano tornano i comici del San Costanzo Show. Dopo Vacanze a Tre Ponti, un altro esilarante spettacolo del loro repertorio dal titolo Il più grande spettacolo dopo Ferragosto. Allora, passato Ferragosto arriva un grande spettacolo, insomma, cosa si vedrà? Certo, è passato Ferragosto e quindi ai Tre Ponti il più grande spettacolo dopo Ferragosto. Siamo qui il 19 di agosto, ci saranno anche i ragazzi di Risate, saremo in 15 sul palco, balletti, musical, si balla, si canta, ma quando vi ricapita? È tutto per l'informazione locale sul canale 17 di Fano TV. Grazie per la vostra cortese attenzione. Ci vediamo domani mattina alle 7:30 in diretta con Occhio ai Giornali. Arrivederci.